sapevo che sabato sera avremmo iniziato per il quarto anno un campionato di B. È tanta roba, nel senso che credo 10 anni fa nessuno ci avrebbe sperato di poter giocare stabilmente in questa categoria. Ci siamo riusciti, credo che sia una categoria importante, poi ovviamente non ci vogliamo porre dei limiti, i limiti sono nel senso che le risorse economiche sono quello che sono, si sa che nel calcio i soldi vogliono dire tante cose, però noi qui di soldi ne abbiamo pochi, di idee qualcuno in più credo, e soprattutto abbiamo anche quest'anno un gruppo di ragazzi eccezionali con un allenatore che ha una gran voglia di far bene, di dimostrare di essere un top anche tra i grandi, come si dice, dopo averlo dimostrato ampiamente tra i giovani. E quindi io quest'anno sono particolarmente ottimista e sono sicuro che arriveremo a una salvezza con qualche giornata di anticipo rispetto al solito. Affrontiamo con lo stesso spirito la presentazione questa sera della prima squadra della Pro Vercelli, augurandoci, come l'anno scorso, una buona stagione calcistica e degli ottimi risultati. È molto importante per il comune di Vercelli avere una squadra in Serie B che porta il nome di Vercelli in giro per l'Italia. L'anno scorso come amministrazione comunale abbiamo avuto diversi contatti con le città le cui squadre hanno giocato con la Pro Vercelli, abbiamo avuto relazioni proprio a livello di comunicazione e di promozione della nostra città. Spero che si possa intensificare ancora più questa attività, perché noi vediamo con la Pro Vercelli la promozione della nostra città a livello nazionale, ma oso dire anche a livello internazionale, perché i 7 scudetti della Pro Vercelli sono sicuramente un traino importante per la nostra città, per cui noi confidiamo molto con i ragazzi della prima squadra che stasera verranno qui presentati. È bello vedere anche i ragazzi della primavera, della squadra giovanile, che saranno le leve future dei prossimi anni, per cui un grazie da parte dell'amministrazione comunale e un in bocca al lupo dell'amministrazione, sapendo che noi saremo sempre presenti e sempre vicini.